Sarà davvero un triste Natale per 10 famiglie scanzanesi. I rifiuti hanno sommerso la città da tempo e i dipendenti non percepiscono lo stipendio dal mese di agosto, nonostante i cittadini abbiano pagato puntualmente le tasse. Purtroppo l'amministrazione comunale non salda la Tradeco, quest'ultima ha già anticipato ai propri dipendenti numerose mensilità, però adesso non è più nelle condizioni di poterlo fare. I volti dei dipendenti parlano da soli, le preoccupazioni sono troppe. Queste famiglie, oltre a non poter festeggiare il Natale, non riusciranno neanche a pagare le bollette di luce, acqua e gas. Ascoltiamo cosa hanno dichiarato. Allora, 94.000 euro non sono ancora stati saldati da parte del comune alla vostra azienda, che sarebbe la Tradeco. Voi forse fino a febbraio, se Dio vuole, resterete, queste cose, diciamo, senza stipendio. No, a voi, ecco. Allora, voi siete famiglie monoreddito, è vero? Sì, sì. Quindi vivete di un solo stipendio? Sì, se non ci pagano come facciamo? La ditta vi ha anticipato i soldi? Fino a qualche mese fa, però adesso ancora non abbiamo avuto né settembre, né ottobre, né novembre. Che cosa siete venuti a fare questa mattina? Per vedere se si fa un sollecito da parte del comune all'azienda. All'azienda? Ma chi è che non mi paga? L'azienda perché ha riscosso i soldi o il comune? No, vabbè, alla fine a noi non ci interessa che pagano, noi avanziamo 3 mesi e non possiamo andare avanti. Che poi loro fanno l'accordo, hanno un contratto in mano, quella è una cosa loro. A noi ci interessa lo stipendio per vivere. Sarà un triste Natale questo? Sicuramente. Che cosa pensate di fare se non riuscirete a trovare, insomma, una soluzione? Guarda, noi stiamo lavorando lo stesso, proprio per mantenerci in posto di lavoro, perché abbiamo le famiglie, però così non si può andare avanti. Ma occuperete il comune? Probabilmente sì. Se per andare avanti uno c'ha bisogno di fare spesa con la famiglia. Se la sente di fare un appello diretto al sindaco affinché vi aiuti? L'appello noi già l'abbiamo comunicato anche l'altra settimana, di sollecitare questa azienda che ci paga. Alla fine che il comune dà i soldi, queste cose qua noi non sono problemi nostri. Poi per mangiare quando penso io, come ho detto all'altro colleghi, in pizzeria alle 5. Cosa avete noi a pagare ciò che dobbiamo prendere? Non ci interessa né di cosa dice né di cosa verrà. Allora, 451.000 euro, il comune di Scanzano, diciamo, è insolvente nei confronti della Tradeco verso la vostra azienda. C'è stato un primo incontro con una rateizzazione, diciamo così, una prima tranche di 94.000 euro. Sono stati saldati questi 94.000 euro? No, questi saranno saldati a febbraio 2016. Quindi questi operai non percepiranno lo stipendio fino a febbraio? Speriamo di no. Se mi sta dicendo che a febbraio saranno saldati da parte del comune, percepiranno i fondi a febbraio? Noi siamo speranzosi che l'azienda comunque a noi ci paghi. Quindi voi state chiedendo anche alla Tradeco di anticipare delle cifre? Sì, stiamo chiedendo quello, che l'azienda ci anticipi ancora una volta, perché non è la prima volta che lo fa, l'azienda ci è sempre venuto incontro, ma ora speriamo che ci anticipi anche almeno un paio di mensilità. Noi chiediamo questo.